ha raggiunto il traguardo dei 70 anni Luca Print, azienda con sede a Pianezza in provincia di Vicenza, specializzata nella progettazione e realizzazione di packaging su misura per ogni settore e tipologia di prodotto, è oggi posizionata tra le principali aziende italiane del general packaging. Il prestigioso anniversario è stato celebrato con una serie di eventi proposti nel fine settimana del 15-16 settembre 2023, venerdì per clienti, fornitori e stakeholders, sabato per i collaboratori e le famiglie con un open day che ha aperto le porte della fabbrica per una giornata di festa con musica, giochi e divertimento, anche per i più piccoli. A dare il via ai festeggiamenti e alla parte più istituzionale dopo una visita guidata che ha mostrato a tutti i presenti qual è la quotidianità di Luca Print è stato il presidente del gruppo Alberto Luca, che ha voluto ricordare innanzitutto il percorso imprenditoriale del gruppo avviato dal padre Renato e proseguito poi da lui e dal fratello Alessandro. Nel 1953 nasce a Vicenza Ives Grafica, fondata appunto dalla famiglia Zenere e dal papà di Antonio, che è qui con noi, e però è già quasi da oltre 23 anni che fa parte del nostro gruppo. Come molti sanno di voi, io e mio fratello Alessandro siamo imprenditori di seconda generazione e abbiamo avuto la fortuna di poter fare impresa in molti settori diversi, e da quello elettrico dove proveniamo, a quello metalmeccanico, a quello della moda e infine al settore cartotecnico, dove siamo entrati circa 40 anni fa. Nel 1982 mio padre acquisì Grafica Chiminello, iniziando quel processo di trasformazione che portò questa piccola realtà artigianale in una realtà industriale, una prima azienda industriale. Poi con la nostra venuta, quando siamo entrati io ed Alessandro, abbiamo cominciato a creare quel processo di crescita e di sviluppo fondamentalmente per linee esterne, acquisendo varie realtà nel Veneto, nel Friuli, nel Trentino, potendo così mettere insieme esperienze, competenze, nuovi mercati, nuovi prodotti, nuovi clienti, ma soprattutto quei valori fondanti che poi sono il DNA della nostra azienda. Grande emozione poi da parte di Alessandro Luca, che ha voluto ringraziare in particolare tutti i collaboratori. Io sono molto felice di tutto quello che stiamo facendo, e Alberto chiaramente è la persona di riferimento, è il presidente, è l'amministratore legato, io sono ben felice. Io ci tengo molto ai collaboratori, perché io amo lavorare in team, amo la delega e voglio una fabbrica felice. Stiamo lavorando per questo, sul welfare abbiamo fatto molto, faremo ancora molto. E ecco, questa è la cosa a cui ci tengo. È una bella famiglia che si allarga sempre di più e grazie a tutti. Un'azienda, Luca Print, fortemente legata al territorio al quale ha dato molto, come evidenziato dall'assessore al lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzan. Questi imprenditori, questa famiglia di imprenditori ha dato più che ricevere da questo nostro territorio. Gli anniversari possono, come dire, segnare sempre un passaggio di crescita. Io ho fatto questo giro nell'azienda, che è un gioiello, mi sono compiaciuta molto, ma soprattutto per l'entusiasmo di chi mi ha accompagnato. Se avessi avuto un po' più di tempo mi avrebbe trattenuta ancora a raccontare i dettagli, la raffinatezza, l'innovazione tecnologica, il rapporto delle persone, i passaggi, i clienti importanti che pure avete visto scorgendo ciò che c'era. Tutto questo è frutto di un grande disegno, di generosità, perché poi devi investire in un'azienda. Ecco, i talenti di Alberto, di Alessandro, del papà, i talenti di questa azienda poi producono grande successo per tutto il territorio, quindi il mio è un grazie istituzionale da assessore al lavoro del Veneto e da amica. Rinnovare, cercare nuove risorse e dare opportunità a persone giovani fa parte della politica imprenditoriale di Luca Print. Un esempio lo è il direttore commerciale Ivan Maragno, in squadra da circa un anno, che nel suo intervento ha voluto analizzare quello che i clienti pensano dell'azienda. I clienti principalmente hanno detto di Luca Print, l'hanno definita come un'azienda professionale, quindi professionalità, servizio, qualità e competenza. Il 95% dei clienti ha detto che Luca Print è
molto professionale, estremamente professionale in quello che fa, su come approccia il cliente, su come approccia il mercato. Il servizio al cliente. L'80% dei clienti si dichiara molto soddisfatto del servizio che Luca Print dà costantemente ogni giorno ai propri clienti. Qualità del prodotto. Il 90% dei clienti ha detto che il prodotto di Luca Print, la qualità è molto elevata o estremamente elevata. Quindi significa che, come avete visto, siamo in grado di produrre e servirvi con dei prodotti eccezionali. La competenza. Il 70% dei clienti utilizza con successo il nostro reparto di ricerca e sviluppo. Questo numero sembra un po' basso, 70%. In realtà molti dei clienti non utilizzano i nostri servizi di ricerca e sviluppo. Chi ha una scatola standard da molti anni magari non va ad innovarla. Ma chi chiede un'innovazione, chi chiede a Luca Print un prodotto nuovo, chi vuole qualcosa di veramente speciale, trova da noi le risposte. La parte istituzionale di venerdì è stata poi arricchita da una tavola rotonda con esperti in rappresentanza della catena della filiera del packaging, con la moderazione del giornalista Stefano Lavorini, direttore di Italia Imballaggio Magazine. Al centro del dibattito la sostenibilità e la ricerca di soluzioni per migliorare la compatibilità ambientale. Il primo intervento è stato quello di Michele Bianchi, CEO di RDM Group e presidente di ProCarton. Azienda oggi è leader europea nella cartoncino riciclato, quindi noi facciamo tutto e soltanto a partire da materiale riciclato. Materiale riciclato, e qui vengo più vicino a noi, al DNA italiano. E a cosa vediamo come strategico nel risolvere i problemi ambientali e questa trasformazione. Lo vediamo attraverso la circolarità, ovvero sia la possibilità di riutilizzare, riciclare, far sì che queste risorse siano usate efficacemente, no? Per cui noi di questo, come italiani, e ci tengo a dirlo, ne siamo un esempio in Europa, perché noi, rimanendo sul carta e cartone, quindi sulle fibre, noi sappiamo che non abbiamo le foreste, le abbiamo o perlomeno non le utilizziamo per quel poco che abbiamo per gli imballaggi, per cui l'Italia è sempre stata alla ricerca di poter utilizzare materiali riciclati e quindi ha sviluppato know-how, ha sviluppato conoscenze che poi oggi esporta in tutto il mondo. Per cui noi della circolarità ne abbiamo fatto il core business e cerchiamo lì come azienda di farla sempre meglio. La sostenibilità, tema oggi molto dibattuto, specialmente di fronte a un'Europa che sta cambiando il mondo per essere la prima su certi temi ambientali, è una grande sfida ma anche un'opportunità di miglioramento per le aziende. Ma cosa vuol dire per Luca Print fare prodotti più sostenibili? Noi siamo stati la prima azienda certificata ambientale nel settore cartotecnico, penso 35 anni fa. Come ho ricordato, noi veniamo da altri settori, quindi la cultura dell'ambiente, la cultura delle certificazioni è una cultura che è nata nel nostro modo di fare azienda, no? E quindi 30 anni fa certificarsi ambientalmente, abbiamo faticato a trovare anche gente che certificava una cartotecnica, per dire. E da 15 anni, pur non avendo un impianto fotovoltaico, compriamo energia rinnovabile da fonti riciclabili. E da quando operiamo nel settore alimentare abbiamo completamente eliminato tutti quelli che sono gli inchiostri, cioè da molti anni, quindi tutti quegli inchiostri, e sono tutti a base vegetale, quindi per abbassare ovviamente la contaminazione, per non parlare poi delle finestre che alcuni oggi hanno deciso anche di togliere, ma quelle che utilizziamo erano fatte con abiti, cioè con materiali che potevano essere totalmente riciclati. Cioè questo è un know-how di base che ormai la nostra azienda ha consolidato, e per noi è difficile anche evidenziarlo, perché per noi è un tema di operato normale. Certamente il grande sforzo adesso è di riuscire a creare la filiera sia a monte sia a valle, per poter capire cosa il consumatore
vuole e come noi possiamo essere un mezzo per poter fare da trade union sia nella comunicazione sia nella modalità di protezione del prodotto, che è un elemento centrale. L'imballaggio è in continua evoluzione, come dimostra l'esperienza del gruppo Barilla, che ha iniziato a produrre industrialmente in astuccio nel 1956 e che ha ricevuto il premio Best Packaging 2023 Quality Design per il Blue Box. Ne ha parlato Riccardo Zubani, Cardboard and Corrugated Purchasing Manager di Barilla Group. Ci sono tanti sviluppi su cui stiamo lavorando. Uno magari quando vede a scaffale, vede gli astucci, li immagina tutti uguali, in realtà sono uno diverso dall'altro. Perché? Perché sono conformati a quelle che sono i volumi del prodotto che contiene. Una penna occupa molto meno spazio di un fusillo o di una farfalla, cioè si diventa matti a far star dentro un chilo o mezzo chilo di farfalle in un pacchetto, e quindi magari si cambia anche leggermente la geometria, si modifica leggermente quelle che sono le dimensioni del pacchetto, ma tutto questo deve stare all'interno di quello che è qualcosa di sostenibile sia a livello produttivo che logistico. Cioè non, alla fine tutto è pensato per poter essere venduto in maniera più efficiente possibile. Proprio adesso stiamo completando un'attività che è durata tanti anni, perché vuol dire mettere a punto macchinari di produzione, macchinari di confezione, per poter vendere in formato modulare la nostra pasta, e cioè esattamente il collo che viene poi distribuito alla grande distribuzione sta perfettamente sulla pedana in una maniera efficiente, in modo tale che non ci siano spazi inutili, quindi aria trasportata sia in orizzontale che in verticale. Questo ovviamente vuol dire progettare il prodotto, progettare l'imballo, lavorare su imballi veramente mirati a quello che vuole essere il nostro obiettivo finale di produzione. Quanto sta impattando la crescita dei prezzi all'interno delle dinamiche della filiera del packaging dal punto di vista della distribuzione? Questo è il tema al centro dell'intervento di Luciano Villani, responsabile imballaggi di Coop Italia. Qual è la soluzione che vediamo nel futuro? Iniziare noi a fare una sorta di selezione di produttori di packaging che non diventeranno obbligatoriamente i fornitori di packaging che i nostri co-packer dovranno prendere, con cui dovranno collaborare, perché chiaramente poi ci sono norme antitrust, ci sono appunto linee produttive da conoscere, eccetera, eccetera. Però l'idea è di arrivare un domani ad avere tutta una serie di produttori di imballaggi omologati da Coop, da, come dire, consigliare a quelli che saranno i nostri co-packer. Questo aiuterà chiaramente noi a lavorare molto meglio sul know-how che ci potranno passare direttamente questi produttori di imballaggi, sugli aspetti ambientali, sull'economia circolare, sugli aspetti funzionali, ma soprattutto sulla brand identity, quello che tecnicamente i miei colleghi del marketing chiamano il family feeling. Quindi avere anche la capacità di avere un disegno nei prodotti che li renda riconoscibili. I festeggiamenti della giornata di venerdì sono poi proseguiti in altre due località significative per la famiglia Luca, Marostica e Bassano. Nella prima è stata proposta una visita al castello, arricchita dall'esibizione di sbandieratori e dai figuranti della partita a scacchi.
A Bassano, invece, la serata si è conclusa nell'elegante cornice di Villa Caerizzo Luca, location ricca di storia, tradizione e cultura, che è anche una sede museale, fiore all'occhiello per il territorio. Lì è avvenuta la consegna di una targa da parte della presidente di Confindustria Vicenza, Laura Dalla Vecchia, per l'esemplare storia aziendale di Luca Print. Per ringraziarli e festeggiare questo momento abbiamo preparato una targa da parte di Confindustria Vicenza che voglio consegnare questa sera. E leggerla. E ve la leggo. All'azienda Luca Print S.P.A. nel 70° anniversario della fondazione. Per l'esemplare storia aziendale avviata anche allo spirito di impresa di Renato Luca e proseguita con rinnovata capacità di innovazione dai figli Alberto ed Alessandro, creando il lavoro, conquistando nuovi mercati e contribuendo allo sviluppo sociale e culturale del territorio. Grazie. Sabato la festa è stata dedicata ai collaboratori e alle loro famiglie, con un open day aziendale con musica, giochi e laboratori creativi per i più piccoli. Settant'anni di successi per Luca Print dunque, celebrati in due giornate ricche di emozioni e cariche di energia e passione, che saranno da stimolo a tutti per un futuro ricco di nuovi successi e soddisfazioni, mantenendo vivo l'esempio e il ricordo di Renato Luca.